Amici, Benedetta e Maddalena sparlano di Mattia e Tamarro, la reazione del ballerino. Finale amaro per Mattia Censola che, a poche settimane dalla conclusione di Amici 2023, scopre grazie a un video mostratogli dalla produzione del talent show ciò che la ex fidanzata Maddalena Svevi e la sua partner di ballo Benedetta Bari pensano di lui. Proprio il ballerino di latinoamericano è stato suo malgrado protagonista dell'ultimo dai team di Amici. A parlare di lui in termini molto poco lusinghieri sono state due tra le donne che più gli sono vicine nella scuola. Maddalena, che con Mattia ha vissuto una breve storia d'amore interrottasi quando la ballerina ha deciso di lasciarlo. Ha parlato di Censola in questi termini: mi sta sul cao. Mi danno fastidio i suoi comportamenti. Soprattutto quelli per cui mi sono stufata di lui. Non mi sembra migliorare, mi sembra peggiorato. Ma le critiche più feroci sono quelle che gli ha rivolto Benedetta Bari, sua partner di ballo. Rivolgendosi a Maddalena, la ballerina ha rincarato la dose: ti rendi conto che lui è da 2 anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che non li fa nemmeno per la televisione. Ma perché è Koghe, che è peggio? Perché non ci fa bella figura? Lui è Koghe e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, perché per stare qui dentro da 2 anni dovrebbe essere più sveglio. Quando dice bro, fra, parlo alle maglie dorate è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in tilt in puntata. Se dicesse Madda non te l'ho mai detto ma ti voglio ancora bene, quella sarebbe una cosa televisiva che farebbe impazzire le ragazzine. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma. Ha aggiunto che ritiene la bellezza sia la sua unica qualità. Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui perché è bello. Perché non fa nulla per farsi amare. Né dai team non fa nulla, gli autori devono inventarsi dai team su di lui. Perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere. Scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In una puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui è tonto, nonostante stia qui da molto tempo. Rincoglito, solo che è tanto bello ed è bravo. Wax è televisivo invece. Dopo aver visto il video, Mattia si è rivolto direttamente a Benedetta per palesare il suo dispiacere: ci sono rimasto male per le parole di Benny. Perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello. Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata, non ti ho mai dato della cogo della scema. Sentire queste cose mi ha fatto effetto. Vi intrippate perché ci sono persone che mi vogliono bene. A Maddalena, invece, ha detto, non ero io quello che parlava sempre di followers, condividendo un pensiero che avevano già espresso altri ex allievi di Amici. Poco dopo aver tentato di difendersi, Mattia è scoppiato in lacrime, ferito dalle parole di quelle che considerava due amiche. Maddalena ha rincarato la dose: non nego che ti tratto male. Mi dispiace ma mi viene da dentro.